Con le recenti notizie sulla diffusione del coronavirus dalla Cina, molte persone si sono affidate all'acquisto di mascherine protettive. Tuttavia, sono state sollevate alcune legittime domande. Indossare una mascherina ci proteggerà dal virus? Come facciamo a sapere quale modello acquistare? Siamo sicuri di indossare la mascherina correttamente? Le mascherine sono efficaci? Ci sono stati diversi dibattiti per stabilire se le mascherine possano prevenire o meno l'infezione. Nonostante non proteggano completamente una persona dal virus, possono essere utili. Le mascherine sono classificate in base al titolo 21 CFR 878.4040 del Codice Regolatorio Federale dell'Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali statunitense, come equipaggiamento personale che protegge sia il paziente che le persone con cui è a contatto dalla trasmissione di fluidi corporei come le goccioline respiratorie. Cosa prendere in considerazione quando si acquista una mascherina? 1. Dimensione. La mascherina dovrebbe aderire perfettamente al viso, coprendo sia il naso che la bocca. Sono disponibili misure più piccole per i bambini. 2. Tipo. Le mascherine più comuni sul mercato sono le cosiddette mascherine chirurgiche. Queste sembrano essere meno protettive delle mascherine N95, ma uno studio secondo Smith e altri ha concluso che la loro differenza in termini di protezione contro la trasmissione di infezioni respiratorie non è significativa. Pertanto, se le mascherine N95 non sono disponibili, quelle chirurgiche sono una buona alternativa. 3. Materiale. Le mascherine chirurgiche, che proteggono efficacemente dalle malattie respiratorie, hanno un design a tre strati. Uno strato esterno colorato idrorepellente, uno strato intermedio, che agisce da barriera verso i germi, e uno strato più interno per assorbire l'umidità delle gocce quando si tossisce e si starnutisce. Indossa le mascherine correttamente. Se indossate correttamente, le mascherine possono prevenire efficacemente la diffusione di malattie respiratorie infettive trasmesse attraverso le goccioline respiratorie. 1. Lavarsi le mani accuratamente. Lavare correttamente le mani con acqua e sapone, strofinando tutte le aree per almeno 20 secondi. Sciacquare accuratamente e asciugare all'aria o usando un asciugamano pulito. 2. Determinare la posizione della mascherina. Il lato colorato, con le pieghe rivolte verso il basso, è quello esterno, mentre il lato bianco è quello a contatto con la pelle. Oltre alle pieghe rivolte verso il basso, il modo più semplice per differenziare la parte superiore da quella inferiore è che la striscia metallica per il naso sia rivolta verso l'alto. 3. Fissare la mascherina sul viso. Per il tipo di mascherina con elastici per l'orecchio, basta mettere i passanti attorno a ciascun orecchio. Per la tipologia a lacci, annodare prima i lacci superiori dietro la testa e poi i lacci inferiori dietro la nuca. Assicurati che copra sia il naso che la bocca. Pizzicare la striscia metallica sulla parte superiore della mascherina per farla aderire correttamente sul naso e tirare delicatamente la mascherina verso il basso per estenderla fino al mento e coprire completamente la bocca. Evitare di toccare la mascherina una volta indossata. 4. Rimozione della mascherina. Lavarsi le mani prima di rimuovere la mascherina. Non toccare la parte esterna colorata perché potrebbe contenere germi. Per i passanti auricolari, rimuovere delicatamente la mascherina con entrambe le mani, una mano su ciascun passante auricolare e gettarla via. Per il modello con lacci, rimuovere prima il nodo inferiore legato sulla nuca, poi rimuovere il nodo superiore sul retro della testa e gettarla via. Lavare nuovamente le mani in maniera accurata dopo aver rimosso la mascherina. Una volta rimossa, non utilizzarla nuovamente. Utilizzare una nuova mascherina, se necessario, e sostituirla una volta danneggiata o sporca. Altre raccomandazioni e misure preventive. Oltre a indossare correttamente le mascherine, dovremmo mantenerci sani e in buone condizioni.
semplici gesti quotidiani, come una corretta igiene delle mani e lo sforzarsi di evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca, possono fare una grande differenza. Si consiglia inoltre di rimanere a casa il più possibile, evitare le zone affollate e ridurre al minimo i contatti sociali non necessari. Ricordate Wuhan. W, wash, lavare spesso le mani. U, use, usare le mascherine correttamente e quando necessario. H, high temperature, tenere sotto controllo regolare la temperatura e assicurarsi di non averla troppo elevata, soprattutto se avete appena viaggiato a Wuhan. A, avoid, evitare grandi folle e stare a casa, specialmente se si è malati. N, non toccare mai il viso con le mani sporche. Iscriviti al nostro canale per rimanere aggiornato. Fai clic sul pulsante mi piace se hai trovato utile questo video e lasciaci un commento. Condividi questo video con la tua famiglia e i tuoi amici per aumentare la consapevolezza su questo argomento. A presto nel prossimo video! A presto su Med4Care!